vince, vince ai punti l'angolo rosso. Vince l'angolo rosso Giuseppe Cavallo. La rappresentativa italiana supera quella albanese 4-2. Il giovane pugile francofontese Giuseppe Cavallo si conferma campione anche nel quarto trofeo pugilistico in onore della Madonna della Neve. Cavallo inoltre incamera anche il trofeo come migliore pugile della competizione tra Albania e Italia, che ha avuto luogo ieri sera sul ring collocato nella centralissima piazza Diaz a Francofonte, alla presenza di oltre 1000 persone. Il miglior pugile della serata per questa giuria è stato Giuseppe Cavallo. Ecco la consegna. Andiamo, eccoci qui. La foto ricordo per questa magnifica serata magistralmente condotta dal nostro amico Il Monti, sicuramente una delle voci più belle della Sicilia, non perché canta, ma perché fa cantare con gli applausi la gente. Grazie per quello che ci consegni. Un successo sportivo targato anche Anthony Pilli, promotore e di organizzatore, con il supporto dell'amministrazione locale di questo importante evento sportivo. Sì, sono stati bravissimi tutti e tre. C'era un esordio, quindi primo match della vita per il nostro peso massimo, però io credo tanto in questo ragazzo, con un altro po' di sicurezza ci farà togliere tante soddisfazioni. Nonostante la sconfitta ha fatto una bellissima prestazione, nonostante insomma sia Francofonte sua città natale, l'impatto emotivo poteva essere devastante, invece ha retto bene e sono soddisfatto. Soddisfatto in modo eccezionale per Gianluca Papavero, che aveva un maltese con una box professionistica molto ostica da fare, da boxare, insomma da fronteggiare. Poi l'ultimo, Giuseppe Cavallo, una prestazione straordinaria. Grande soddisfazione viene espressa anche dal sindaco di Francofonte, architetto Daniele Lentini. I giovani che emergono a Francofonte emergono perché c'è la potenzialità e perché la tira fuori Anthony, perché fa un lavoro encomiabile. Noi dobbiamo solamente accompagnare questi ragazzi a crescere tutti e a portare in alto il nome di Francofonte in tutta Italia. E anche una scommessa vinta dagli sponsor che hanno sostenuto il progetto. La Microservizi sponsorizza questa manifestazione a Francofonte. Ne parliamo con Massimiliano Fava, che è l'imprenditore. Ecco, cosa significa sponsorizzare una manifestazione come questa? Beh, per noi significa tanto, perché siamo un'azienda locale, lavoriamo nel territorio e molto, molto dell'attività pubblicitaria viene appunto investita nella zona locale, e il poter fare in modo di contribuire a realizzare questi eventi da un lato non solo ci dà l'orgoglio di far crescere il paese, ma contribuire in modo diciamo anche significativo agli eventi sportivi del paese. Ecco, lo sport aggrega. Lo sport che aggrega crea comunità e noi ci crediamo tantissimo. Insomma, Anthony, adesso è il momento di spegnere le luci. Questo quadrato ritorna una serie di assi, una serie di uniforme di linee. Noi le uniremo la prossima edizione, sempre qui a Francofonte. Ciao Francofonte, è stato un piacere. Ciao ragazzi, ciao ciao.